Ora vediamo questo articolo del Foglio, perché c'è chi, i soliti laicisti, no? Quelli che hanno sulla mano il numero della bestia, no? 666, adesso chiedo le dimissioni di Mattei per aver detto queste cose a Radio Maria. Ma queste sono panzanate, loro sono panzanate che si potevano risparmiare. Cosa vuole la dittatura dell'ateismo, quelli? Non so io, eh. Capito? Se uno non c'ha scritto 666 sulla mano, non può parlare in pubblico. Questa è la dittatura dei cornuti. Dunque vediamo questo articolo sul Foglio di oggi, in prima pagina, intitolato Il caso dei Mattei. Riflettere su Dio e il male ed essere accusato di indegnità scientifica. Senti, senti. Lo storico Roberto De Mattei non immaginava che la riflessione da lui fatta dai microfoni di Radio Maria, una settimana fa, nel corso di una rubrica mensile intitolata Le radici cristiane, sarebbe stata usata per chiedere le sue dimissioni dalla vicepresidenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche per incompatibilità fra le idee espresse in quell'occasione e il ruolo scientifico che la sua carica presuppone. Rilanciate dall'Unione Atei e Agnostici, quali sono sempre gli atei e agnostici, questo gruppetto qui, che spero di strappare dalle unghie del cornuto, ma è difficile con questa gente qua, non vuole essere salvata. Ad ogni modo, loro sono sempre lì pronti col magnetofono a incidere le trasmissioni di Radio Maria, capito? Poi tagliano e ritagliano, ti fanno dire quello che vogliono loro e poi ti mettono in YouTube e cercano di creare caos. È il loro mestiere, eh. Dove c'è il diavolo c'è il caos. Dunque, rilanciate dall'Unione Atei Agnostici, razionalisti, le parole di razionalisti, dovete, ma per carità, la ragione sapete anche dove sta di casa. Unione, a che unione? Allora, rilanciate dall'Unione Atei Agnostici, razionalisti, le parole di Mattei sono diventate un titolo della stampa di Torino, che comunque sia. Ha dei buoni giornalisti anche cattolici, ma non manca di esaltazioni sulfuree la stampa di Torino. Dunque, d'altra parte si sa che la città di Torino è la più satanista d'Italia, cosa volete che vi dica? Rilanciate dall'Unione Atei Agnostici e Razionalisti, le parole di De Mattei sono diventate un titolo della stampa. L'affermazione che il terremoto è un castigo di Dio, cioè il terremoto è un castigo di Dio, ha detto Monsignor Manzella, ci faccio lo sano calvo allora, ma questo è il linguaggio del tempo. E comunque sia, diciamo pure che la morte è un fenomeno, diciamo pure che il terremoto è un fenomeno naturale. Allora ti dico io, ma perché Dio ha creato la terra con i terremoti? Allora ti dico, Dio ha creato la terra dove ci sono i terremoti, eccetera, eccetera, per far sì che noi non adorassimo la terra, come invece fanno questi atei razionalisti, eccetera, che adorano la terra e se stessi, per farci capire che la terra è una zattera, non è una villa. Capito? Perché ci sono i terremoti? Perché Dio ci vuole far capire che la terra è una zattera, non è la resa di Versailles. Il suo, insomma, quello di Mattei, è un punto di vista non particolarmente basato sulla scienza, scritto dal giornalista Flavia Amabile. Oh, che due bei nomi, Flavia Amabile sulla stampa. Ed è abbastanza, figurati te, che quelli lì della stampa, non so quale professor Perissinotto, mi pare. Quando io dissi che alla Sapienza, quando rifiutarono di accogliere il Papa, c'erano esaltazioni sulfuree, questo professore universitario si offese e scrisse un articolo contro di me. Ah, figlioli cari, mi dico, cariate, ma avete il senso dell'umorismo o non l'avete? E su via, dico, quando se a me mi dicono, padre Ivo, cioè, lei c'ha le corna, io riderei. Io sorriderei e vi sfiderei, vi direi prova a buttarmi addosso un secchio di acqua santa e vedremo se io esalo fumo oppure no. Dunque, allora vediamo questa giornalista Flavia Amabile cosa ha scritto sulla stampa. Il suo è un punto di vista non particolarmente basato sulla scienza ed è abbastanza comprensibile se si legge il suo curriculum, si nota che non è uno scienziato ma uno storico con evidenti radici cattoliche. Quindi essendo di radici cattoliche, De Mattei deve essere, cioè non avendo scritto sul suo palmo della mano il numero della bestia, 666, il professor De Mattei dovrebbe dare le dimissioni, secondo questi signori atei, eccetera, eccetera. Io, avendo io detto
quando ci fu il terremoto in Abruzzo all'inizio della settimana santa, che comunque questa sofferenza poteva essere alleviata partecipando alla croce di Cristo, questi qui, cosa non, l'unione atei e agnostici, cosa non hanno vomitato fuori? Ma state calmi figlioli, prima di andare a letto la sera bevete camomilla, bevete camomilla. E così siamo nel tempo di Babilonia, in cui o scrivi 666 oppure non puoi parlare in pubblico. Cioè, capito? Vogliono che adoriamo la bestia. Capito? Tu o adori la bestia o rischi di andare in cattabuia, o perlomeno ai arresti domiciliari. O adori la bestia o vai agli arresti domiciliari. No, bello è la cosa buffa di questi signori qua, poveretti, non sanno che il diavolo li tiene al guinzaglio. Questi signori qui del solfatare, la cosa buffa è che vorrebbero che a Radio Maria, compreso il sottoscritto, dicessimo quello che pensano loro. Ma figlioli cari, Radio Maria suonano le trombe degli angeli, non le pernacchie del diavolo.